sono Patrizio Tirelli e sono del Circolo PD Corvetto che ha organizzato questa iniziativa. Per rispondere a questa domanda vorrei collegarmi un po' a come vivono, come sono organizzate le città, no? Noi possiamo concepire la vita di una città come un insieme di famiglie, no? Che vivono nelle loro unità abitative e che hanno poi l'esigenza di svolgere al meglio le proprie attività, quindi devono poter usare l'auto, poter circolare, avere un lavoro e essere, diciamo, relativamente al sicuro di fronte a qualunque problema di criminalità. No, però noi possiamo immaginare la città come qualcosa di diverso, noi possiamo immaginare la città come un ecosistema in cui queste unità familiari comunque siano composte, sono interconnesse tra di loro e ciò che accade ad alcuni accade, ha delle ripercussioni per tutti gli altri. Possiamo cominciare a fare semplici esempi, no? Chi per la mobilità usa l'auto e di fatto si imbottiglia nel traffico, no? Ma ci sono anche esempi diversi, non esiste soltanto la sostenibilità ambientale, il bene comune ambientale, il fatto di preoccuparsi di non inquinare, usare i mezzi pubblici e circolare tutti più rapidamente. Ci sono anche problemi diversi di natura sociale, per cui l'ecosistema di una città si ammala se la diseguaglianza impedisce ad alcuni di avere il loro ruolo nella società, di trovare soddisfazione nella società, la coesione sociale si interrompe e la vita di tutti peggiora. Questa è un'altra nozione di bene comune che è assolutamente importante e di cui non si tiene spesso conto e per un circolo come il nostro il Corvetto è molto importante. Terzo ed ultimo elemento riguarda il rispetto delle regole, la legalità. La legalità significa che tutti rispettano le regole. E ad esempio, guardate che cosa sta succedendo in questo momento con i negazionisti del Covid. Negare la realtà, non rispettare le regole, corrompe l'intero ecosistema e produce effetti negativi per tutti. Lidia Di Vece, presidente della Federazione per il Bene Comune in Italia. Bene comune è una finalità alla quale devono tendere tutti gli uomini. Non attiene soltanto con una somma di interessi, ma è la somma e l'insieme delle indicazioni e delle volontà dell'individuo in una comunità. E quindi questa comunità si permette di andare verso una sostenibilità maggiore, si permette di poter fare, avere una visione di un'impresa, di una comunità e di un'attenzione all'altro in maniera coerente con quella che è la finalità e l'interesse di ciascun individuo nella comunità e soprattutto il bene comune è qualcosa a cui bisogna tendere come pezzo, un pezzo della tessera di un puzzle importante che ci permette di andare verso la sostenibilità, verso la tutela dell'ambiente, verso la dignità dell'uomo e soprattutto verso una serena convivenza. Sono Bruno Marasau, ho lavorato per molti anni al Parlamento europeo e mi sono sempre occupato di politica europea. Il bene comune per me, anche se di solito siamo abituati a pensare all'acqua, per esempio, al bene di cui godiamo nella nostra vita quotidiana, io oserei dire che è proprio una infrastruttura istituzionale grande come è l'Europa, perché l'Europa oggi è il contesto nel quale si possono affrontare meglio i problemi con i quali ci dobbiamo confrontare nell'era del Covid, potremmo dire, ma in generale nell'epoca della globalizzazione. Come lo pratico io adesso, anche che ho una posizione, diciamo, più rilassata rispetto alla vita lavorativa, lo pratico con un indirizzo molto fermo. Secondo me il bene comune, che è, appunto, si può ricondurre a un contesto geografico e istituzionale molto ampio come l'Europa, lo pratico attraverso criteri di sostenibilità e di solidarietà. Sostenibilità significa tener conto che abbiamo a disposizione beni comuni ma finiti e quindi che non possiamo sprecare. Solidarietà, partendo dal presupposto che la nostra società produce molti squilibri che vanno corretti. Buongiorno, mi chiamo Francesco Cara e faccio parte del Climate Reality Project, che è un progetto di educazione e di azione riguardo all'ambiente. Quando penso al bene comune,
penso soprattutto all'atmosfera. Per me come dire, che è impegnato sul fronte dei cambiamenti climatici, l'elemento fondamentale oggi è l'atmosfera e il fatto di trovare un modo per ridurre le nostre emissioni, per cercare di assorbire la CO2 che abbiamo immesso nell'atmosfera dalla rivoluzione industriale in poi. E questo per me è la materializzazione, il problema principale del bene comune ad oggi. Rispetto alla mia vita, quello che cerco di fare ovviamente è di contribuire alla riduzione di queste emissioni e a tutte le attività che portano ad un assorbimento maggiore dei gas effetto serra. E questo va dalla scelta di un'alimentazione senza carne, all'uso minimo di automobili ed altri mezzi di trasporto che producono grandi emissioni, a tutta una serie di scelte di consumo e anche di scelte politiche, perché l'azione individuale arriva fino a un certo punto, è importante che l'azione sia un'azione collettiva per riuscire a realizzare questa enorme trasformazione per il nostro mondo. Sono la co-portavoce della Federazione dei Verdi Europa Verde e sono vicepresidente e assessore al verde, all'ambiente e al demanio del Municipio 1. Dunque, il bene comune credo che sia la nostra casa, la casa di tutti, la casa di cui noi tutti e tutte dobbiamo avere cura. Purtroppo di cura ne abbiamo avuta poca e dobbiamo cambiare tutti, dobbiamo pensare in un modo differente e fare in modo che anche la politica pensi in un modo differente. Dobbiamo pensare ai nostri giovani che sono molto più attenti di noi all'idea di bene comune e che hanno insito in loro il concetto di cura e di tutela del pianeta, dell'ambiente, del clima, dei territori, delle acque, dei fiumi. Tutto questo è il bene comune. Poi ci sono tanti beni comuni che sono le nostre bellezze in Italia, sono i nostri monumenti, sono il potenziale che abbiamo in termini di agricoltura, di industria green, di ad esempio anche di agricoltura sostenibile e anche di una nuova forma di turismo. E questi sono i beni comuni che noi dobbiamo valorizzare, ma alla base di tutto c'è un concetto di bene comune che è un concetto alto, che è un concetto che ha a che vedere strettamente con il concetto di cura della nostra casa, che è il nostro pianeta. Buongiorno, sono Michela Palestra, sindaco di Arese. Il bene comune necessariamente, anche per il tema della serata, lo declino rispetto al mio ruolo di amministratore pubblico e quindi per me il bene comune è riuscire a attuare cambiamenti o determinare lo sviluppo della mia città o delle città secondo quello che è l'interesse della collettività, l'interesse comune. Anche quando questo vuol dire dover essere interpreti anche di un cambiamento culturale e quindi andare a dover spiegare le ragioni di certe scelte che non sempre sono necessariamente condivise da tutti, ma che si devono fondare, devono essere spiegate e raccontate ai cittadini perché nell'interesse proprio di tutti devono essere decisioni giuste, etiche e garantire un luogo sostenibile. E questo avviene in ogni giorno. Ovviamente definire il bene comune parte da una declinazione astratta, che può essere come l'ambiente in cui viviamo, ma si può declinare fino a il linguaggio stesso, dove un bene comune, non ne abbiamo parlato nella serata ma era interessante, è una corretta comunicazione che abbassa i toni e fa in modo che ci si possa confrontare e parlare per il comune interesse di tutti. Quindi il bene comune è quello che tocchiamo, a quello che respiriamo.